questa puntata, Ucraina, una giornata di riflessione con il Parlamento degli studenti. Sanità, procreazione medicale assistita. Coricom, la Toscana che fa bene, presentato il bando. Targa del Consiglio per i 100 anni dell'Unione Sportiva Africo. L'impatto della guerra in Ucraina scatenata dalla Russia e l'impegno della Toscana per l'assistenza e la pace sono stati al centro del forum con il Parlamento degli studenti, che si è tenuta nella sala del Consiglio del Palazzo del Pegaso. Ma sicuramente il fatto positivo è che si continui a negoziare, si negozia anche in diversi posti. Adesso siamo in Turchia, paiono esserci delle aperture da entrambi le parti. La cosa fondamentale è che però si deve pervenire prima a un cessate il fuoco. Solo il cessate il fuoco può essere una svolta anche nei negoziati in corso. È giusto rispondere a questa richiesta di chiarimenti e anche di rassicurazione, perché non c'è dubbio che un senso sottile di inquietudine, come dire, sia nuovamente ricoperto tutta la nostra realtà quotidiana. E quindi lo scopo di questi incontri è quello di dare spiegazioni, di dare interpretazioni, ma anche nei limiti del possibile di rassicurare i giovani rispetto ai rischi o ai non rischi che questa situazione comporta. Sì, diciamo che per noi giovani è particolarmente, diciamo, straziante vedere una situazione umanitaria così in crisi, così vicino alle nostre porte. Eravamo forse troppo desensibilizzati a vedere le guerre, che però erano sempre lontane, in paesi che forse alcuni, insomma, non avevano mai visto, non conoscevano nessuno di quei paesi, e quindi per un assalto di stimoli semplicemente ignoravano queste notizie, che di solito a noi ragazzi arrivano solo tramite i social. Invece una guerra così vicina a noi è un'evocazione di quello che noi avevamo sempre letto solo sui manuali scolastici, e di sicuro fa paura anche perché abbiamo visto immagini di ragazzi che sono come noi, che hanno vissuto fino a ieri la vita come noi, andavano a scuola, il pomeriggio vedevano gli amici, la sera uscivano, mentre adesso sono costretti a fuggire, a nascondersi in bunker sotterranei o ad abbandonare la loro patria, quindi, o appunto andare ad arruolarsi, che non è di certo un'opzione migliore. Quindi sì, è un particolare momento anche per noi ragazzi, che insomma la vediamo per la prima volta una guerra così vicina. È così, alla generazione dei cittadini e delle cittadine più giovani abbiamo chiesto grandi sacrifici per la pandemia, per affrontare i lockdown e tutti i provvedimenti, e adesso gli proponiamo uno scenario di guerra. Dico noi lì perché abbiamo lasciato loro, tutti quanti noi adulti, un mondo violento, diviso, insufficiente per molti versi, e dobbiamo riconoscerlo. Credo che chiamare le cose con il loro nome sia il servizio più onesto che si possa fare, e quindi aiutare loro e noi a capire meglio anche le realtà più complesse sia il primo dovere civile, il primo servizio civile davvero che si può fare. Per questo un pomeriggio dedicato alla comprensione dello scenario ucraino-russo, con chi lo studia, chi ci capisce, chi ha gli strumenti per parlarne, per leggere la realtà e per presentarla ai ragazzi, in un luogo che è l'occasione per mandare in streaming, per avere un documento che possa poi essere anche di servizio utile alle scuole per affrontare questo momento difficile e anche la complessità geopolitica di uno scenario come quello interessato da questa guerra. È una situazione che nessuno di noi ha mai vissuto. Noi siamo un popolo libero e abbiamo la possibilità di esprimerci, di vivere la vita così come siamo abituati a fare. Grazie a chi prima di noi ha combattuto per la nostra libertà, grazie a chi ha resistito, grazie a chi ha permesso di diventare la Toscana quella che è, una terra aperta, una terra inclusiva. Non è un caso che il simbolo della nostra regione sia il Pegaso alato. Il Pegaso alato è il segno distintivo del Comitato di Liberazione Nazionale, e oggi vedere quelle immagini, vedere le bombe sulle case che uccidono civili, qualcosa che fa male. Non
non si può restare inermi rispetto a tutto questo, non si può continuare a dire né con l'aggressore né con l'aggredito, perché qui c'è qualcuno che ha aggredito e qualcuno che ha subito l'aggressione. Ha aggredito la Russia di Putin e ha subito l'aggressione l'Ucraina. E credo che noi questo dobbiamo dirlo con forza, essere vicini al popolo ucraino, e lo stiamo facendo con quello che possiamo, sostenendo l'arrivo di tante donne, di tanti bimbi, di tanti bimbe. Io sono stato qualche giorno fa in una scuola di Pisa ad incontrare due bimbe di 8 e 9 anni, terza e quarta elementare. Vi assicuro che mi si accaponava la pelle, non sapevano parlare l'italiano, hanno detto solo basta guerra. E poi la traduttrice, gli ho chiesto cosa dicevano le bimbe, mi ha detto hanno voglia di rivedere il loro papà, il papà che è rimasto in guerra a combattere per la libertà del suo popolo. Ecco, noi oggi insieme alle ragazze e ai ragazzi dobbiamo confrontarci su questo tema e sperare, chiedere a gran voce che ci sia nuovamente pace e quella libertà che oggi vediamo non lontani da casa nostra, che mina anche la democrazia e la libertà dell'Europa. Sanità, procreazione medicale assistita. Il Consiglio regionale della Toscana approva all'unanimità la mozione presentata dal gruppo di Italia Viva e impegna la Giunta a sostenere il desiderio di genitorialità. La PMA è la procreazione medicalmente assistita. Oggi il tema della denatalità è un grande problema sociale. Ho avuto il coraggio di aprire il tabù di questa discussione in Consiglio regionale. Ringrazio i colleghi per aver votato all'unanimità questo atto. Il tema dell'infertilità, il tema della impossibilità di portare avanti una gravidanza, il tema del cambiamento degli stili di vita, il tema forte che c'è sul fatto che la denatalità sta producendo un impoverimento della società, se non nascono i bambini è un tema che tra un po' di anni ci si presenterà proprio anche in termini sociali collettivi. Abbiamo portato delle misure e proposto al Consiglio di impegnare la Giunta rispetto ai riconoscimenti di LEA, rispetto alle questioni di carattere ambulatoriale o a questioni di carattere di ricovero, rispetto al tema delle attività convenzionate, dell'equilibrio fra centri pubblici e privati, temi del personale. Tante sono le questioni che oggi impediscono, penso anche alla pubblicizzazione, anche alla sensibilizzazione di temi così importanti per consentire alle persone di maturare quello che è un diritto di carattere individuale, in particolar modo alle donne, di portare avanti le gravidanze. Il tema dell'infertilità si lega anche molto alle questioni degli stili di vita, quindi serve informazione, serve promozione, serve affrontare il tema del tabù della donazione, ma soprattutto serve consentire e favorire quella che è una procreazione che può aiutare tante donne e tanti uomini in Toscana. Dare il giusto riconoscimento a quanti nella regione si impegnano e lavorano per veicolare messaggi di pubblica utilità con particolare efficacia e originalità. È questo l'obiettivo della prima edizione della Toscana che fa bene, il bando per il conferimento di un premio alla migliore campagna di comunicazione sociale realizzata e lanciata nel 2021 e promossa dal Corecom in collaborazione con il Centro di Servizi Volontariato Toscano. È la voglia di fermare l'attenzione su chi investe in comunicazione pensando di dare un servizio sociale, cioè di premiare l'etica, premiare le cose buone, le cose fatte bene. Noi abbiamo in testa dei messaggi che negli anni sono stati potentissimi. Pensiamo per esempio alla Benetton con la sua campagna con Oliviero Toscani contro il razzismo, contro la mafia, oppure le campagne come Il cuore si scioglie, oppure ancora Fumare fa male, digli di smettere. Ecco, vorremmo che anche in Toscana premiassimo coloro, che siano essi naturalmente le associazioni del terzo settore, infatti con noi abbiamo voluto il CESVOT che le coordina e rappresenta benissimo tutte, ma anche gli enti pubblici, le società private, coloro che investano per la campagna sociale. A loro vorremmo aprire questo bando
per dare un premio per la migliore comunicazione. Ma sì, il CESVOT da tanto tempo è impegnato sulla comunicazione sociale. Pensate che abbiamo un archivio di 3.378 documenti provenienti da 68 paesi del mondo che è a disposizione anche delle nostre associazioni, di tutti coloro che vogliono documentarsi su questo. E la comunicazione sociale, certamente per gli enti del terzo settore, è fondamentale perché promuove proprio le azioni che loro fanno sul territorio a favore della popolazione. Dobbiamo anche imparare gli strumenti del marketing che in questo contesto devono servire appunto a spingere ad azioni virtuose e non solo all'acquisto o al commercio. Diciamo che noi dobbiamo imparare anche da chi è professionista su queste cose, appunto imparare le metodologie per arrivare al grande pubblico, per indurre veramente, sia appunto, noi facciamo anche tante campagne, facciamo formazione, ultimamente abbiamo fatto la campagna per reclutare volontari, passa all'azione, diventa volontario, e nella quale abbiamo messo in campo anche professionisti importanti per avvicinare tanto pubblico al nostro mondo, al mondo del terzo settore e del volontariato. Una targa per i primi 100 anni della polisportiva US Africo. Il Consiglio regionale della Toscana ha voluto celebrare con questo riconoscimento il secolo di attività raggiunto dalla società fiorentina. Noi vi ringraziamo, siamo orgogliosi di questo premio e ribadiamo l'importanza per noi del valore dello sport. E infatti sono ben 100 anni che l'Africo porta avanti questi principi e speriamo davanti a noi di averne altrettanti. Non è stato un periodo facile, come per tutti d'altronde, però noi ci siamo impegnati, appena è stato possibile, a far comunque rientrare i ragazzi, magari soltanto con degli allenamenti, senza le partite, però per noi è stato fondamentale aiutare i ragazzi a rientrare nella normalità e proprio questo periodo di pandemia è stato sicuramente anche importante per ribadire l'importanza dello sport per i ragazzi, per la normalità della vita quotidiana. Innanzitutto direi sia grazie per quello che ha fatto la polisportiva Africo a Firenze, non soltanto dal punto di vista dello sport ma anche della socialità, anche di insegnamento ai giovani, e poi non possiamo che dire tutti insieme buon compleanno Africo perché compie 100 anni, quindi 100 anni è una data importante, ancora una volta il Consiglio regionale della Toscana si apre all'esterno per celebrare chi in 100 anni di storia è stato veramente importante nell'aspetto aggregativo, sociale, sportivo. Africo è anche storia di Firenze e quindi era giusto vivere questo momento. 100 anni di storia, come ha detto, sono tanti, ma noi stiamo affrontando una sfida per il futuro che vede tutto l'Africo partecipe. Io in particolare per l'area calcio abbiamo 600 ragazzi dai 5 anni fino ai 20 anni. Gestiamo attualmente 3 impianti che sono quello dell'Africo, Via Elefanti, San Marcellino e Bellariva. In tutti e 3 gli impianti abbiamo sviluppate le scuole calcio e le squadre giovanili. Noi abbiamo iniziato quest'anno un percorso che ci dovrà portare nei prossimi anni ad avere sempre più qualità. Noi questa è la parola che vogliamo lanciare come prioritaria. Una qualità negli aspetti tecnici della preparazione dei nostri ragazzi, ma anche una qualità nel loro atteggiamento e anche nella loro educazione. Secondo noi questo è, come dire, è il futuro dell'Africo e per questo ci stiamo impegnando. È un modo per dire grazie alla polisportiva Africo, fargli gli auguri per i suoi 100 anni, ma dire grazie alle tante società sportive dilettantistiche che svolgono un ruolo importantissimo sul nostro territorio, un ruolo in cui includono, ci sono momenti di solidarietà, ci sono momenti di crescita sportiva in cui le ragazze e i ragazzi, alcuni diventano atleti professionisti, e in tutto questo, nella nostra presenza oggi qui e nel dare questa targa voluta da tutto l'ufficio di presidenza, ringrazio i colleghi Casucci e Galli, ci sta la nostra idea di Toscana, una Toscana che include, una Toscana aperta, una Toscana che avvicina i giovani alla vita. Le tante iniziative messe in campo vanno esattamente in questa direzione, quindi
Questo grazie e questa targa è sicuramente per i 100 anni della Polisportiva Affrico, ma è anche per i tanti volontari, le tante ragazze e i tanti ragazzi che si impegnano ogni giorno per includere e per dire che lo sport è qualcosa di fondamentale per le nostre vite.